Buongiorno, in diretta dalla sala stampa del Partenone Lombardi. Buongiorno a mister Piero Braglia, che ritroviamo dopo un mese. Allora mister, si ricomincia finalmente contro il Monopoli, è un big match per il secondo posto. Presentiamo la partita, immaginiamo che ci siano state numerose difficoltà, traslittamenti e casi Covid, quindi non è stato semplice prepararla. No, ma non è... Purtroppo quando capita queste cose non dipende da nessuno. Noi dobbiamo prendere atto e fare il massimo delle nostre possibilità, che sarebbe già una cosa importante. È chiaro che ci siamo rivolti alla primavera di Biancolino per prendere alcuni ragazzi per potersi allenare, ma il lavoro l'abbiamo portato avanti, per quelli che siamo stati l'abbiamo portato avanti anche bene, penso. Però è chiaro che poi dopo un mese senza mai quello che trovi, è una cosa, vale per noi come per loro e per tutti, perciò. Vediamo. Buongiorno mister, giustamente Buongiorno. Come dice lei non si potrà avere la sfera di cristallo per vedere cosa succederà domani, ma proprio alla luce delle considerazioni che faceva lei poc'anzi e considerando che il primo esame, guarda caso, è proprio difficilissimo contro una diretta concorrente, che Avellino si aspetta, come dicevo, alla luce di quello che ha potuto fare con gli uomini disponibili? Ma io mi aspetto di trovare l'Avellino quello che abbiamo lasciato tutti, una squadra tosta, una squadra determinata, con le proprie qualità, perché va bene essere tosti e determinati, però questa squadra qui ha anche delle qualità importanti. Gente molto brava tecnicamente, speriamo di potersi esprimere al massimo delle nostre possibilità. Io mi aspetto questo da ragazzi, poi dopo i risultati dipendono da 3.000 cose, però i ragazzi devono mettere il cuore oltre l'ostacolo e giocarsi la partita come Dio comanda. Buongiorno mister, siamo a meno 10 giorni dalla chiusura del mercato. Sono stati ceduti due calciatori, per il momento non è arrivato ancora nessuno. Se ci fa insomma un suo parere su questa situazione al momento attualmente, anche se so che lei è restio un po' a parlare di mercato, però soprattutto mi chiedevo se abbiamo stabilito più o meno come giocheremo, il modulo eccetera, perché questo ci fa gioco anche per quanto riguarda ricostruire un po' le idee. Ma non è mai stato un problema. I problemi, scusami, è primo il mercato, non ne parlo perché non è una cosa che mi compete assolutamente. C'è una società, c'è il direttore che lì mi fa una domanda a me di mercato. Io sono venuto qui per presentare una partita, esclusivamente la partita del Monopoli. Poi del mercato ci sono le persone addette a fare queste cose qui e ti risponderanno per quello che è il loro compito. Io del mercato non posso dire proprio niente. Le cessioni sono state concordate con me, perciò non posso dire proprio assolutamente niente. Io, per quanto riguarda il modulo con cui giochiamo, ancora, ma io penso che tutto sommato, anche girando molti moduli, abbiamo sempre fatto una degna figura. Perciò il modulo è relativo. Vedremo quello che succederà in questi 10 giorni che mancano e poi decideremo quello che dovremo fare. Come sempre è stato da 2 anni a questa parte, almeno 1 anno e mezzo finora. Io non sono abituato a dire dobbiamo fare questo e non vado certo a chiedere a una società di svenarsi se per fare quello si devono svenare. Io credo che un allenatore si deve mettere a disposizione del materiale che ha, tutto qui. Io cerco sempre di fare questo. Poi gli altri hanno la forza di fare altre cose, bravi loro. A me, onestamente, io so che la società fa il massimo, mi basta e mi avanza. Tutto qui. Mister, buongiorno. Buongiorno. Nella spasmodica attesa di questo uno o due elementi che dovrebbero arrivare sia da parte della stampa, dei tifosi e forse anche sua, perché sicuramente lei si aspetterà qualcosa, il tanto lavoro della società e del direttore sportivo di Somma, anche nel cercare di accontentare i ragazzi nei rinnovi, cioè tutto quello che la stampa, noi sappiamo praticamente, ci sono ancora qualche ragazzo che mastica ancora amaro, però il direttore sta cercando di sistemare tutto.
c'è tutta questa, diciamo, questo bailam, ha distratto un po' con la squadra, oppure i ragazzi sono pronti per la partita col Monopoli in maniera decisa e significativa, per partire col piede giusto, diciamo così? Si ritorna sempre a parlare di cose che a me mi competono poco, però io torno a ripetere che la squadra si è allenata bene, ha fatto il massimo per quello che poteva fare. Il risultato, lo ripeto, dipende da 3.000 cose. La squadra si è allenata bene, la squadra sta bene, i ragazzi che saranno a disposizione daranno il massimo, ma hanno sempre fatto dall'inizio dell'anno. Le problematiche che mi ha detto lei c'erano anche prima, non vedo perché debbano influire adesso. Noi dobbiamo fare una grande partita contro una squadra che, secondo me, sembra di vedere l'Avellino dell'anno scorso, tosti, cattivi, determinati. La squadra adatta a fare la Serie C, loro è una vita che fanno questa categoria, ogni anno ci mettono un pezzetto che gli serve, non hanno certo le pressioni che ci sono qua, stanno bene insieme, corrono meno e giocano anche bene a calcio, con le loro qualità. Perciò noi ci dobbiamo preparare bene, fare il massimo delle nostre possibilità. Ma è molto fiducioso. Ci mancherebbe, se no che faccio, vado a giocare a meno? No. Io, e poi dopo dipende da quello che faranno vedere i ragazzi. Spero che mi fanno vedere delle cose belle, spero. Mister, volevo chiederle un po' dell'enigma Covid. Vabbè, stamattina avete fatto un altro giro di tamponi, quindi speriamo che arrivino altre buone notizie. Se non vogliamo sapere i nomi, non ce li dirà. Se però, diciamo, dei 4 positivi che restano, ci sono giocatori, diciamo, determinanti, oppure più o meno i titolari che lei ha sempre utilizzato li vedremo in campo, se ci può dare almeno questo indizio. E poi le volevo chiedere una domanda su due singoli, Di Gaudio e Mikoski, che sono due giocatori ai quali lei, come tutti, tiene molto, però forse sono due giocatori dai quali lei, come tutti noi, si aspetta un po' di più in questo girone di ritorno. Mikoski per una serie di problematiche che lei ci ha già raccontato, Di Gaudio perché forse ha potuto anche lavorare un po' sulla condizione che non aveva quando è arrivato. Sono due giocatori che potrebbero essere fondamentali al di là di quelli che arriveranno. Alfonso, dimmi la prima. La prima è sul Covid. Sui positivi. Covid, avevamo 4 positivi, ora uno o meno. Ce n'è 3. Sì. Okay. Ce n'è 3 e dobbiamo aspettare domani per un altro. 2 non ci saranno sicuramente. Sul fatto titolari o meno, per me sono tutti importanti, non è che c'è uno più importante dell'altro. Averli a disposizione ti permette di scegliere. In alcuni ruoli può darsi che faremo fatica a scegliere, però fa parte del gioco, ce l'abbiamo noi, poi capiterà a altri, non è che dobbiamo stare a piangersi addosso. Mikoski e Di Gaudio? Di Gaudio ha fatto un lavoro a parte perché aveva preso una botta a campo basso e faceva fatica a smaltirla, ora sta bene, ha fatto il lavoro settimanale con il resto della squadra. Io di Gaudio sono contento, però secondo me ci sta dando quello che uno si aspetta da lui. Forse può alternare una prestazione, lui dipende molto anche da dove andiamo a giocare, se andiamo a giocare nei campi tipo Messina o altri, e fa fatica, pesando 20 kg con la curatella fa fatica, insomma. Mikoski è un ragazzo che si impegna molto, ha fatto un numero a campo basso che lo fanno solo i giocatori veri, non è banale fare quello che ha fatto puntando un uomo, io mi auguro che lo continui a fare, mi auguro che capisca che nel calcio la paura, le tensioni le deve lasciare da una parte e che giochi come fa in allenamento e che si diverta a giocare, perché a volte la pressione, forse sono stato anch'io un pochino a creargliela addosso, non lo so, perché è chiaro che ti aspetti molto, no? da un ragazzo come lui, però fa parte anche, l'anno scorso ha giocato poco. Può essere che è rimasto un po' scottato dall'anno scorso, può essere 3.000 cose ci sono nella testa delle persone, non ce n'è una sola. Io credo che lui piano piano stia trovando anche la condizione ideale, io vedo come lavora bene, un ragazzo che non crea un problema, un ragazzo disponibile. Secondo me è anche molto bravo, però deve capire di non aver paura, se ne deve fregare se sbaglia un dribbling o se sbaglia una palla. Se quando inizia a parlare rumeno è brutto segno.
brutto segno, perciò vediamo, speriamo che non parli più il rumeno e che vada a 2000. Mister, buongiorno, ben ritrovato innanzitutto. Grazie. Volevo chiederle, mancherà Silvestri in difesa, che non è mai un dettaglio per l'Avellino? Scognamiglio lo sta recuperando, ce lo ha recuperato, lo ha lanciato titolare contro il Campobasso. Un po' la situazione della difesa, che comunque a tre da certe garanzie, e Scognamiglio può essere fondamentale in questo senso. Bisogna vedere un po' di cose. Abbiamo avuto qualche problema proprio nel reparto arretrato, adesso vediamo di trovare la soluzione migliore. Vediamo un attimino come recuperano qualche ragazzo e poi decidiamo come giocare. E poi andiamo un po' nel dettaglio, perché siamo stati tutti molto vaghi in contatto, però una valutazione solo sul calciatore Murano, perché sembra addirittura d'arrivo questo affare. Ma io torno a ripetere, parlo dei giocatori che ho a disposizione io, non mi permetto, non vado a sindacare altre cose. Io finché non è un giocatore dell'Avellino non vedo perché devo parlare di un giocatore che non appartiene all'Avellino. Cioè, io sono concentrato sulla partita, a me di altre cose onestamente non mi interessano. Grazie. Buongiorno mister. Allora, ieri c'è stato il rinnovo di Carriero, che ha fatto questo patto per la B, l'hanno chiamato così, insomma. Poi, ancora per concentrarci sulla mediana, Aloy aveva detto lo scorso anno che qualche volta l'aveva tenuto in panchina anche un po' per caricarlo, per fargli capire il peso che ha ad Avellino. Per farlo incazzare, ecco. E poi c'è D'Angelo, insomma, che è sospeso anche egli, insomma, sul fronte rinnovo. Quindi in mediana come è organizzato? Abbiamo parlato dell'attacco, della difesa, e questa è la situazione centrocampo. Come la analizza? Alla luce di quello che ho descritto. Siamo un 6, in mezzo al campo sono tutti bravi. Se qualcuno non sta più volentieri qua sarà libero di andarsene, almeno per me, poi si dovrà sempre fare conti con la società che è l'Avellino, la proprietà. Chi non è libero, chi non ci sta più bene qua se ne deve andare. Per me un nome vale un altro a questo punto, perché quello che conta è la testa, è la mentalità, la voglia. Se qualcuno non è felice qui, perché dobbiamo tenerlo qua? Farà la sua strada, farà le sue cose, poi però c'è un però. C'è la società che decide se mandare via qualcuno, tenerlo, portarlo a scadenza, regalarlo, non lo so. Sono cose che a me chi mi dice che non c'è con la testa, io non lo convoco, tanto per essere chiari. Ma questo vale per tutti. Perciò, tutto qui. Mister, fermo restando che non ci addentriamo nel discorso mercato, però la tempistica, cioè lei si aspettava o auspicava che magari fosse arrivato qualcuno già qualche settimana fa, visto? Ma non, scusami, se io ti dico sì, no, no, a che serve? Io devo preparare una partita, a me non mi interessa niente, quello che è stato, quello che sarà, a me onestamente non me ne frega niente. Io ho una squadra a cui tengo, una squadra a cui io voglio che faccia ancora il meglio di sé, che dia ancora il meglio di sé. Io non vado dietro a Murano o quello che poteva essere o quello che è stato, perché poi perdiamo di vista la realtà. Quando vedrai qui qualcheduno parleremo di chi c'è. Se non vedi nessuno andiamo avanti con una squadra che in questo momento è a 2 punti dal secondo posto, che tutto sommato con tutti i problemi che abbiamo avuto ci può anche stare. Perciò io mi auguro solo di ritrovare la squadra che ho lasciato, con personalità, con la voglia che avevano di giocare e di divertirsi insieme. Poi dopo altre cose a me non me ne sono mai fregate niente, non inizio certo ora. Mister, senza naturalmente parlare giustamente di mercato per quello dell'Avellino, anche perché io ho piena fiducia del direttore sportivo Salvatore Di Zuma e sono convinto che gli elementi che mancano a questa squadra, oppure che avete pensato che potessero dare una mano, arriveranno. Detto ciò, le volevo chiedere, siccome parliamo di calcio, per quanto riguarda i movimenti di mercato del Calanzaro, cioè questo Calanzaro che già era una squadra abilitata ad essere tra le prime, con questi elementi che sono arrivati, lei pensa che possa fare un girone di ritorno da protagonista, oppure avrà sempre difficoltà, cioè, oppure pensa che il Bari
farà il suo viaggio, diciamo, senza difficoltà. Non ho mai, io non concepisco perché delle persone parlano sempre dell'Avellino. Si figuri se io vado a parlare del Catanzaro. Catanzaro? No, ma non è mai, secondo me, se hanno fatto delle operazioni di mercato che hanno fatte perché vogliono fare un campionato importante, perché vogliono avere degli obiettivi diversi da quelli che hanno attuali, ma non ci vado certo a mettere bocca io dentro. A me non piace quando la gente parla di noi, si figuri se io vado a parlare degli altri. A me onestamente possono fare quello che vogliono, poi è sempre il campo che ti dice quello che vale. Puoi comprare anche il miglior giocatore di tutta la Serie C, ma se poi non ha la testa giusta, se non capisce dove è capitato, se non capisce, se vedi gli spogliatoi di dove vai a giocare, se non vedi il campo per Benino e se non ti cali in questa realtà, puoi prendere quelli che vuoi, non lo vincerà mai il campionato. Mister, volevo tornare un attimo sulla partita di Campobasso perché ha segnato anche Mastalli, per cui lei ha sempre non ha lesinato parole di elogio. Sì, però ultimamente, se no poi si diventa antipatici, no? Perché te continui sempre a dire io, un giocatore forte di qui e di là e poi non faccio mai giocare, giusto? Volevamo arrivare anche a questo, no? No, volevo capire sia lui sia Plescia, nel caso, se possono essere valori aggiunti per questo girone di ritorno. Ma dipende molto da come poi decideremo di giocare. Se decidiamo di giocare a tre può essere un giocatore importante per noi. Se decidiamo di fare altre cose fa fatica a farle altre cose, ma non certo per colpa sua. Per questo io non posso mai, perché io devo mettere al primo posto la squadra. Questo non vuol dire che a me Mastalli non piace o se dovessi fare altre cose, Mastalli è uno che ci può dare una grande mano. Caratteristiche. Secondo me sono più incontristi altri se giochiamo con i due mediani che Mastalli. Mastalli uno che tende sempre ad accompagnare. E su Plescia le chiedevo pure, mister, se può essere un valore aggiunto eventualmente, se dovesse anche restare. Vincenzo, prima di tutto, onestamente ha avuto una sfiga in questi 6 mesi incredibile. Non è mai stato bene, ma non per problemi muscolari, poverino. Tra Covid e cavoli e cose, gli è successo di tutto. Secondo me non abbiamo mai visto nemmeno il vero Plescia, ma non certo per colpa sua, perché lui quelle volte che si è allenato va sempre a 2000. Io di Vincenzo posso solo parlare bene. Commissario, una battuta sul Carriero, visto che un po' tutti abbiamo detto, ci siamo accorti che non era il Carriero della passata stagione. Dopo questo adeguamento, ovviamente una mossa che la società ha ritenuto opportuno fare, si aspetta un Carriero diverso, forse un po' più sorridente, mettiamola così. Sorridente, rompe sempre le scatole a tutti, sorridente è sempre stato, forse fuori. No, io Carriero è un ragazzo che l'anno scorso è arrivato, ci ha dato un qualcosa in più. È arrivato a gennaio, giusto? Ecco, speriamo, inizia il suo periodo, speriamo che faccia bene. Finora, onestamente, ma lo sa anche lui, lo sa anche il ragazzo, non è che, ma non tutti gli anni sono uguali, non è che perché uno ha fatto il fenomeno l'anno scorso, l'anno dopo lo rifà, perché dipende da 3000 cose, non c'è una cosa sola, purtroppo. Speriamo che torni il Carriero che abbiamo conosciuto l'anno scorso e che faccia quello che deve fare. Grazie a voi, arrivederci. Buongiorno.